Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Scusate se sono costretta a registrare con la luce artificiale, ma qui purtroppo nell'arco di 48 ore sembra arrivato non solo l'autunno, ma l'inverno direttamente. E quindi purtroppo siamo messi così. Non abbiamo, sono tipo 2 o 3 giorni che sembra sparito il sole, non fa che diluviare. E quindi niente, anche se è giorno, in realtà è come se fossero le 8 di sera. Io già l'autunno e l'inverno li odio per conto mio, vabbè, sembrano arrivati tutto insieme senza passare neanche per quei giorni un po' intermedi fra l'estate e l'autunno, è arrivato tutto insieme. Vabbè, a parte questa intro tristissima, parliamo del video di oggi. E avrei voluto fare questo video da parecchio tempo, però non l'ho mai fatto finora, proprio perché ci ho messo un po' ad arrivare al risultato che vi voglio far vedere. E vale a dire, vuole essere questo un video dedicato a come ho organizzato le mie palette di ombretti. Ma non le palette di ombretti, non parliamo ovviamente di quelle fisse, come ad esempio le Art Diary di Neve Cosmetics o ad esempio la Finding Treasure di Peterak. Quelle chiaramente sono palette concepite così fisse a sé stanti. Parlo di quelle che noi ci componiamo da soli con le cialde magnetiche, le palette magnetiche che si compongono, ci componiamo a nostro piacimento. E io ho riempito con gli ombretti appunto sfusi in cialda magnetica che possiedo, ho riempito 6 palette, di cui 2 abbastanza grandi e le altre tutte di media dimensione. Adesso ve le mostro. E innanzitutto ci tengo a dire che io trovo le palette magnetiche una soluzione ottima, forse già ne ho parlato in qualche altro video. Innanzitutto per una questione di comodità, perché spesso nelle palette preconfezionate, le palette che compriamo appunto così come sono, ci sono vari colori che non usiamo. Io non, diciamo che non sono mai stata una persona che ha comprato, vedo delle ragazze con decine e decine di palette che poi magari non useranno mai. Io non ne ho mai comprate così tante. Ho sempre preferito, se vedo una che penso che userò, la compravo, la compro. Se ne vedo una che magari all'interno due o tre colori che userei e 7-8 che non userei, preferiscono passare, diciamo. Quindi io, a parte qualche palette naked di Urban Decay anni fa, e queste di recente uscite, la Finding Treasure di Peterak e le Art Diary di Neve Cosmetics, che mi sono piaciute così come erano concepite, e quindi le ho prese, e contengono quasi tutti i colori che utilizzo, ce ne può essere uno per ogni palette che utilizzo meno, ma diciamo il 90% li utilizzo regolarmente. Comunque, comporre le nostre palette personalizzate tramite appunto le palette magnetiche la trovo una cosa molto comoda e anche molto, come dire, che ci permette anche di risparmiare parecchi soldi, secondo questo principio, perché compriamo solo ed esclusivamente i colori che usiamo, è ovvio. Io ho diviso queste palette, allora io i miei ombretti sfusi in cialda sono principalmente di 5 o 6 marchi al massimo, quindi sono palette miste di questi 5-6 marchi che se avete visto i miei video precedenti già saprete quali sono, però volevo farvi vedere appunto come le ho organizzate perché ho seguito il criterio. Ho messo in alcune solo colori opachi, e nelle altre solo i colori shimmer o satinati, che sono la maggior parte. E no, sono la maggior parte del secondo tipo di palette. Intendevo dire che i satinati sono la maggior parte negli ombretti, no, tra gli ombretti non opachi, perché poi di shimmer, proprio shimmer shimmer, ne ho pochi. E invece gli opachi, che sono poi alla fine quelli che per il trucco di tutti i giorni, e soprattutto i colori neutri usiamo di più, sono la maggior parte. Allora, inizierei con una delle due palette più grandi, che sono queste bellissime palette di Z Palette. Le Z Palette sono
palette componibili molto famose, diciamo così, per chi ovviamente segue il mondo del make-up. E sono tra le più grandi, anzi, questa non è neanche la più grande, ce n'è una ancora più grande della Z Palette, che è la Extra Large. Queste due che ho io sono le large. Adesso ve le mostro, cioè vi mostro gli ombretti che ci ho messo. E la prima delle palette che ho composto con colori solo opachi, l'ho composta in questo modo. Sono partita, ovviamente, è una palette che mi è uscita fuori. Quasi solo ed esclusivamente con colori nude, diciamo così, cioè i colori neutri che vanno dal bianco al panna, tutti i toni del marrone fino ai marroni scuri, al nero, che personalmente nel trucco di tutti i giorni, ad esempio anche per andare in ufficio, quando si andava in ufficio mesi fa, ovviamente adesso essendo mesi che lavoro da casa, è ovvio che mi sono truccata di meno, ma penso sia una cosa generale. Comunque, appunto, per il trucco da ufficio di tutti i giorni sono i colori alla fine neutri che utilizzo di più. Non mi sono mai messa per andare in ufficio, a parte forse qualche rosino abbastanza shimmer così sulla palpebra mobile. Non mi sono mai messa colori blu, verdi, rossi, viola, insomma, tendo ad evitare, quelli li lascio più per la sera o per il pomeriggio se esco per conto mio. O per il weekend, ovviamente, se uno vuole un trucco un po' più particolare. La prima palette con i colori opachi, che sono appunto quasi tutti neutri, l'ho composta in questo modo. Sono partita dal blu, sì, scusate, dal blu, ovviamente dal bianco, che è Coco di Neve Cosmetics. Un altro bellissimo opaco che utilizzo su tutta la palpebra mobile per uniformarla, anzi su tutto l'occhio, anche fino a sotto al sopracciglio. È il famoso Pietra di Luna di Alchemilla. Dopo abbiamo Morganite, sempre di Alchemilla. La prima riga è quasi tutta Alchemilla tranne Coco. E dopodiché abbiamo Mocaite e Salgemma, sempre Alchemilla. La seconda riga abbiamo il numero 02 di Puro Bio, questo bellissimo color taupe chiaro, diciamo così, un tortora chiaro, misto forse una punta di beige. Poi abbiamo City Wolf di Nabla, grigio. Poi abbiamo altri tre ombretti puro bio che sono il 12, il 3 e il 14. Tutti i vari toni del marrone, passando per un colore appunto che è molto simile a questo Morganite di Alchemilla, color carne. L'ultimo della seconda fila è Camelot di Nabla. Non so se sto inquadrando bene. E dopodiché abbiamo l'ultima fila. Robot, Espresso e Tattoo di Neve Cosmetics. Poi abbiamo gli ultimi due del duo di Alchemilla che sono Aragon e Ossidiana. Aragon è il miglior, almeno per me, marrone scuro opaco mai creato, ovviamente tra i marchi che compro io. Tra i marchi intendo dire naturali o d'eco bio perché io compro solo questi, non compro prodotti di profumeria tradizionale. Questa è la prima palette di opachi. La seconda palette di opachi è una palette di Nabla, la classica palette di Nabla nera. E diciamo subito quali sono gli ombretti contenuti. Qui abbiamo Grey Flannel di Liquid Flora, questo grigio bellissimo. Poi abbiamo Incubo di Neve Cosmetics, Green Attraction di Liquid Flora. Poi abbiamo piccolo qui l'ombretto 08 di Puro Bio. Poi ultima riga, Storm di Neve Cosmetics e altri due di Liquid Flora che sono Blue Stars e Black Knight, un altro nero. Questa è la seconda palette di opachi. La terza palette di opachi sono colori un po' più vividi, diciamo così. Abbiamo Radiance Lilac di Liquid Flora. Questi di Liquid Flora ve l'ho fatti tutti vedere nel video su Liquid Flora, sulla Moon Selection, erano gli ombretti dai toni neutro freddi. Poi abbiamo Dizzy di Neve Cosmetics. Poi abbiamo il Living Coral di Peterac. Questo è della collezione estiva famosa, Summer Vibes, mi sembra.
Sì, mi sembra si chiamasse così. Poi abbiamo un altro nero. Ho ben tre neri nella mia collezione, ma io d'altronde lo uso molto il nero per fissare la matita nera anche nella rima interna. È un colore che uso molto. E uno poi dall'altro già l'ho finito, appunto, era quello di Neve Cosmetics, mi sembra. E dopodiché abbiamo appunto questo è il nero di Puro Bio, che è il numero 4. Poi l'ultima riga è fatta da Velvet Purple di Liquid Flora. Violet Radiance, sempre di Liquid Flora, e il particolarissimo Iolite di Alchemilla. Bellissimo questo, diciamo, blu elettrico acceso, opaco, che però ha anche un non so che di viola. Veramente un colore particolarissimo. Passiamo adesso alle palette di colori non opachi. E, questi sono tutti ombretti, appunto, che vanno dal satinato allo shimmer. E anche qui ho seguito un po' un criterio di colore, più o meno, diciamo, poi chiaramente non sempre è possibile, anche per lo spazio all'interno della palette, anche perché alcuni sono il formato grande, come quelli ad esempio di Neve Cosmetics Alchemilla e Liquid Flora, e invece poi ci sono i Peterhack, i Puro Bio e i Nabla che sono più piccoli, quindi anche incastrarli di diverse dimensioni nelle palette non è facilissimo, diciamo. Comunque, della palette dei satinati e shimmer abbiamo la prima riga è White Silver di Liquid Flora, che è un bellissimo bianco leggermente brillante, parecchio brillante, non è opaco, è un bianco con dentro dell'argento, forse un po' come dice il nome, molto bello. Poi al secondo posto abbiamo Agata di Alchemilla, un altro bianco forse leggermente meno acceso, anche questo però è molto simile, questo forse un po' più panna, ma di questi tre è il mio preferito. Poi abbiamo il famoso ghiaccio di Neve Cosmetics, questo è il più brillante dei tre. Poi abbiamo altri due di Alchemilla che sono Perla e Quarzo Rosa. Dopodiché la seconda fila dove ho messo i più piccoli di questa tipologia per entrare in questa palette sono il 23S di Peterhack, un bellissimo color champagne, e poi 5 di Puro Bio in fila, che sono lo 01, anche questo è un color simil champagne, e il 23, il famoso argento di Puro Bio, il 19, questo grigio acceso, diciamo. Sì, grigio satinato, sempre di Puro Bio, e gli ultimi sono il 25 e il 26, appunto rosa e questo fucsia violaceo, diciamo. Ultima riga, Vulcano di Neve Cosmetics, uno dei miei grigi preferiti, brillante ma in modo moderato, appunto il classico ombretto satinato. Poi abbiamo Rubino di Alchemilla, Diva di Neve Cosmetics, Salomè di Alchemilla, quest'altro bellissimo, questo non saprei nemmeno come definirlo, è come se fosse una via di mezzo tra un marrone bruciato e un po' di viola forse dentro, veramente particolare, e l'ultimo della fila e della palette è Subterranean di Neve Cosmetics. Questa appunto è la prima delle tre palette di no non opachi. La seconda, che appunto anche questa, come avrete notato, era una Z palette. Poi abbiamo la seconda di questo tipo di ombretti, è la palette di Nabla, questa bellissima con le foglie. Infatti, no, con le piume, scusate. Infatti si chiama Feather, non ricordo esattamente il nome di questa palette, ma è quella con le foglie che uscì qualche anno fa, è ancora disponibile sul sito comunque, è entrata comunque nella collezione definitiva. E in questa palette abbiamo Smeraldo di Alchemilla, anche qui più o meno qui ci sono tutti i blu e i verdi, tranne questi perché appunto, essendo ombretti che ho trovato più difficile incastrare nelle palette, li ho messi comunque tra questi. E abbiamo appunto Smeraldo di Alchemilla, Acquario di Neve Cosmetics, un verde acqua meraviglioso. Poi abbiamo Electric Blue di Peterhack. Poi
Poi un altro di puro bio che è lo 06, questo violetto chiaro, diciamo, fucsia viola. Poi abbiamo un altro ombretto Peterac e Purple Night, che sarebbe appunto quello, un altro della collezione Sea Vibes. E poi abbiamo un altro ombretto dei rari Nabla che ho al momento, che è Baltic, questo blu scuro meraviglioso. Poi abbiamo l'ultima fila con Salina di Neve Cosmetics, Zircone di Alchemilla e Hero di Neve Cosmetics. Questa è la seconda delle tre palette con i colori non opachi. E l'ultima palette che vi mostro è sempre con colori, questi sono la maggior parte colori shimmer, parecchio glitterati, tranne forse un paio che sono satinati. Ed è tra l'altro la palette olografica di Neve Cosmetics, uscita qualche tempo fa. Non so se riuscite a vedere la bellezza, e questa poi ha anche lo specchio. Adesso vabbè, ve lo mostro velocemente perché altrimenti si abbaglia, forse vi abbaglio con la telecamera. E in questa palette ho messo la maggior parte ombretti della collezione di Neve Cosmetics Sparkling 67, la collezione uscita circa boh, 1 o 2 anni fa, forse era l'anno scorso, prima dell'estate, tutti ombretti dedicati all'atmosfera degli anni 60. E Neve Cosmetics ha sempre queste idee originalissime sulle collezioni da lanciare. E in questa palette ho messo, il primo è l'inconfondibile Orange Sun di Peterac, sempre della collezione Sea Vibes. Poi abbiamo in fila vari ombretti appunto della collezione Sparkling 67 di neve, che sono On the Road, Good Karma, Tie Dye, Peace and Love, High Ashbury e Another Planet, questo nero glitterato bellissimo. E gli ultimi due sono uno di Alchemilla e un altro per chiudere sempre di neve. E di Alchemilla abbiamo in questa palette Onice Stellato. Questo è un nero asfalto, grigio asfalto scurissimo, anche questo glitterato. Meno glitterato di questi della collezione Sparkling 67 di neve, però è pur sempre bello glitterato anche lui. E l'ultimo ombretto è Meliusin di Neve Cosmetics. Queste sono finora le palette, come le organizzate, e il criterio in base al quale le organizzate, diciamo che non sono definitive, nel senso che queste componibili non saranno mai definitive, ed è proprio questo il bello, perché sono palette che ci permettono di aggiungere e togliere in base al nostro gusto personale, appunto. Quindi è un concept che mi piace molto e devo dire, da quando esistono gli ombretti sfusi in cialda con i refill, ho comprato molte meno palette di quelle preconfezionate, anche se, ripeto, come ho detto già prima, non sono mai stata una fanatica di 1.000 palette di queste che si compravano anni fa, appunto tipo Urban Decay, eccetera, proprio perché tendo sempre a prendere principalmente cose che so che utilizzerò, almeno la maggior parte, diciamo. Poi qualche colore, certo, c'è un colore, mi sembra, nella Rajuku Memoir di Neve Cosmetics, che è tipo un rame. Ovviamente il rame io è uno dei colori proprio va de retro su di me, quindi diciamo che forse l'ho usato un paio di volte mescolandolo a qualche altro colore, magari nella piega per dare un po' un effetto, diciamo, degradé, però certo non è che vado ad usare il rame da solo su tutto l'occhio, perché assolutamente non è per me. E a questa, diciamo, chiamiamola collezione, ma non è proprio una collezione, a tutti gli ombretti che possiedo al momento mancano sicuramente qualche ombretto di neve che voglio riprendere, che mi è terminato. Come ad esempio mi viene in mente Etoile, l'ombretto di neve, quello che stava nella Elegantissimi, insieme a Coco anche. Quel bianco panna con un po' una luminescenza forse un po' dorata,
che quello era fantastico o per l'interno dell'occhio oppure semplicemente per portare in fuori la palpebra mobile. E quello lo devo riprendere perché mi è terminato. E forse anche aggiungerò anche un altro paio di ombretti di neve, magari in uno dei prossimi ordini. Poi magari farò un video aggiornato facendovi vedere gli ombretti che ho aggiunto alle palette. Per il momento mi fermerei qui, sperando che il tempo migliori. Adesso sembra che per la prima settimana di ottobre torni ad uscire un po' di sole, io lo spero vivamente, perché così non ce la posso fare. Comunque, detto ciò, spero di esservi stata utile, di avervi dato qualche spunto per la composizione anche delle vostre palette. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Un bacione!